Siamo Search Marketing Connect con Andrea Pernici, uno dei fondatori di Search On Media Group. Oggi mobile marketing è fondamentale per chi vuole fare marketing, ma spesso ha dei costi poco sostenibili. Come possiamo ovviare a questo problema? Sì, dici bene. Infatti se si vuole avere una strategia di mobile marketing, si vuole implementare qualcosa a livello mobile, ci sono tutta una serie di considerazioni tecniche da fare che ci portano a dover considerare elementi di sviluppo, software, no? Di dover fare delle applicazioni e cose simili, altrimenti non riusciremo mai a fare qualcosa di veramente mobile, parlando di digitale. E purtroppo spesso per fare e sviluppare applicazioni native da pubblicare sui vari store, iOS, Android, Microsoft, è necessario un investimento monetario importante, perché dobbiamo andare a sviluppare per più tipi di piattaforme e quindi dobbiamo gestire tutta una serie di complessità che spesso per una piccola o anche media impresa sono difficili da gestire, sia in termini di costi che in termini di manutenzione e di capacità di trovare fornitori che possano supportarli in questo ad un costo accessibile. Fortunatamente oggi stanno nascendo nuove tecnologie, grazie un po' agli sviluppi dei vari browser, soprattutto Google Chrome, che ha spinto molto su questa tecnologia, e si stanno creando nuovi concetti di sviluppo mobile. Quello più importante su cui consiglio di concentrare l'attenzione a piccole e medie imprese se vogliono buttarsi in una strategia di mobile marketing efficace e che dunque permetta anche di ridurre i costi sono le progressive web app. Le progressive web app cosa sono? Sono un tipo di sono un sito web di fatto. Quindi il vostro sito web può avere delle caratteristiche affini a quelle di un'app nativa tramite queste nuove tecnologie basate fondamentalmente su JavaScript. E quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo sviluppare un sito che sia anche molto molto simile ad un'app nativa che potremmo far fruire agli utenti sia da iOS che da Android che da cellulari Microsoft e qualsiasi tipo di dispositivo. Quindi la potenza appunto di queste progressive web app è che otteniamo tramite lo sviluppo di un solo sito anche un'esperienza da dare agli utenti in stile app. Quindi possiamo veramente fare tantissime cose a un costo ridotto perché dobbiamo sviluppare una volta sola e una cosa sola. Questo quindi è molto importante e ovviamente c'è questa evoluzione che sarà sempre più forte, spinta dai vari attori in gioco, perché di fatto finirebbe tutto sul browser. A chi vuole provare molto la vita. A chi vuole provare a fare da sé, possiamo dare qualche consiglio? Sì, assolutamente. Se comunque avete degli sviluppatori o avete un fornitore comunque di cui vi fidate che vi ha fatto il sito web, semplicemente ci sono tutta una serie di cose da studiare di sviluppo che sono tendenzialmente fatte in JavaScript e poi ci sono tutta una serie di implicazioni ovviamente tecniche, ma che non sono difficilissime. Chi sa sviluppare un sito web con altissima probabilità e un po' di studio può realizzare anche una progressive web app e quindi di fatto prendete due piccioni con una fava, no? Riusciamo a fare tutto in un colpo solo e questo avrà degli impatti sicuramente nel medio lungo periodo perché per tutta una serie di motivi e Google, i vari Microsoft e tutti spingeranno, tanto è vero che Google ha già annunciato che sul Play Store a lungo termine andrà a inserire anche le progressive web app, quindi non solo le app sviluppate native, ma si troveranno anche le progressive web app se fatte in un certo modo con tutti i crismi. Microsoft anche ha annunciato che sta iniziando a screpare il web per trovare questi file manifest, che è un tecnicismo che serve a identificare la PWA, e le metterà sullo store Microsoft. Quindi diciamo l'ecosistema di app e siti web si uniformerà sempre di più. Se qualcuno vuole provare a cercarle, come può trovarle? Sì, basta cercare Progressive Web App e compariranno o Example of Progressive Web App e troverete tantissimo materiale prodotto da Google, prodotto da altri player, Flipkart e tutta una serie di diciamo early adopters che hanno già implementato delle progressive web app molto carine, molto funzionali e che dimostrano già per esempio sugli e-commerce come siano riusciti tramite queste progressive web app ad aumentare il fatturato, perché di fatto questa tecnologia, oltre a offrire un'esperienza migliore da mobile, ha al di sotto tutta un'infrastruttura che permette anche di velocizzare moltissimo il caricamento dei siti da mobile anche su connessioni lente. Grazie.